Ciao ragazzi, salve a tutti e benvenuti ad Autopolis. Oggi vi propongo un post gara del Gran Premio di Valencia 2 della MotoGP ed è vittoria di Franco Morbidelli. Vittoria spettacolare di Franco Morbidelli con una gara che si è conclusa dopo una bellissima battaglia con Miller fino all'ultimo giro. Terza vittoria stagionale per Morbido con una moto, ricordiamo, Ibrida 2019. Ricordiamo tra l'altro che per l'anno prossimo non avrà la moto 2021 e avrà una moto 2020. Incredibile da solo pensarci. Vittoria tra l'altro per la Suzuki e Joan Mir nel campionato del mondo, sia di squadre sia di piloti. Incredibile questo risultato, 20 anni dopo l'ultima vittoria di Suzuki a livello campionato del mondo di piloti nel lontano anno 2000 con Kenny Roberts Jr. Suzuki che festeggia il suo centesimo anniversario nel miglior modo possibile. Tanti complimenti a Davide Brivio che ha fatto un lavoro fenomenale. Probabilmente il miglior team principal italiano oggi e che è riuscito a vincere due titoli del mondo con un budget che si crede sia praticamente la metà di quello della Honda. Si parla qualcosa come 40 milioni per la Suzuki e addirittura 80 per la Honda. Ragazzi, questo è incredibile. Beh ragazzi, felicissimo per la Suzuki, felicissimo per Morbidelli, senz'altro vi propongo i risultati di questa gara ed è prima posizione per Franco Morbidelli, seconda posizione per Jack Miller, terza posizione per Paul Espargaró, quarta posizione per Alex Rins, quinta per Brad Binder, sesta posizione per Miguel Oliveira, settima per Joan Mir. Ottava posizione per Andrea Dovizioso, nona per Aleix Espargaró con l'Aprilia. Decima posizione per Maverick Viñales, undicesima per Pecco Bagnaia, dodicesima posizione per Valentino Rossi, tredicesima per Cal Crutchlow, quattordicesima posizione per Stefan Bradl, quindicesima per Danilo Petrucci, sedicesima per Alex Marquez, diciassettesima posizione Tito Rabat. Diciottesima e ultima posizione Lorenzo Savadori. Si sono ritirati Takaki Nakagami, Fabio Quartararo e Joan Zarco. Per quanto riguarda il campionato del mondo di piloti, campione Joan Mir con la Suzuki. Vediamo se l'anno prossimo porterà l'1 o meno, ancora non si sa. Con 171 punti, seconda posizione per Franco Morbidelli con 142, terza posizione Alex Rins con 138 punti, quarta posizione per Maverick Viñales, quinta posizione per Fabio Quartararo, sesta posizione per Andrea Dovizioso, settima per Paul Espargaró, ottava per Jack Miller, nona posizione Takaki Nakagami. Per quanto riguarda il campionato del mondo di squadre, vittoria, vince la Suzuki il campionato del mondo, 309 punti per loro. Seconda posizione per la Petronas Yamaha con 230 punti. Terza posizione la Red Bull KTM con 209 punti. Quarta posizione per la Ducati. Quinta per la Yamaha Factory Racing. Sesta per il Pramac. Settima per l'RCR. Ottava per Tektra. Buone notizie queste per la Suzuki che per l'anno prossimo riceverà un ingente aiuto a livello economico per aver vinto questo titolo. Per quanto riguarda il campionato del mondo dei costruttori, 201 punti per la Suzuki, seconda posizione per la Ducati, anche loro 201 punti, terza posizione la Yamaha con 188 punti. Questo sarà un bel titolo tutto da decidersi nell'ultimo appuntamento. Quarta posizione la KTM con 175 punti, quinta la Honda con 133, sesta posizione, ultima l'Aprilia con 43 punti. Beh ragazzi, per ultimo e per chiudere le dichiarazioni ed inizio con Morbidelli. È stata una gara incredibile, essere la miglior Yamaha mi fa un bel effetto. A inizio anno ero un po' arrabbiato per la scelta fatta dalla Yamaha di avere la moto dell'anno prima. Ma grazie a chi lavora con me ho incanalato la rabbia nel lavoro, sia a casa sia nei test. Così abbiamo reso questa moto che non è affatto male, l'abbiamo fatta rendere al massimo su tante piste. Ringrazio la conoscenza immensa di Ramon Forcada che ha inciso così tanto. Sono felicissimo di essere il miglior pilota Yamaha, secondo il campionato grandissimo Morbidelli. Dopo Dovizioso,
La casa di Hamamatsu non è mai stata sotto la lente di ingrandimento di tecnici per novità inedite per la categoria, ma è riuscita a massimizzare le caratteristiche della propria moto, arrivando a conquistare il titolo a 20 anni dall'ultimo targato Kenny Roberts Jr., dove tra l'altro, amici, ha elogiato Joan Mir. Ma vi voglio dire che questo non è del tutto vero, ragazzi. Ovviamente la Suzuki innova. Il fatto che magari non si vede, vabbè, ci sta. Comunque credetemi, ragazzi, la Suzuki innova. Ha il hole shot come tutte le altre moto, ha il telaio rivestito in carbonio. Infatti ci sono queste novità piccole, ma ci sono. Dopo Mir, è incredibile, non ho parole per descrivere quello che sto sentendo adesso. Si tratta di qualcosa che ho voluto realizzare nella mia vita. È un sogno diventato realtà. Non riesco a piangere o a ridere, è un mix di emozioni diversissime. Sono davvero felicissimo. Per ultimo, Davide Brivio. È un sogno che si realizza. Quando sono arrivato alla Suzuki, dissi che il mio sogno era vincere insieme un titolo. Sapevo che sarebbe stato molto difficile, ma ci siamo riusciti. Oltretutto, in occasione del 100° anniversario della casa. In questi anni ho trovato dei ragazzi fantastici e dei grandi piloti, con i quali abbiamo costruito un team di valore, che mi riempie di fiducia anche in ottica futura. Quando Suzuki mi ha contattato, mi occupavo dei contratti personali di Rossi ed è stato difficile lasciare quel lavoro, ma l'idea di ricostruire una squadra ed averci a che fare mi appassionava, anche se a volte in Yamaha ho desiderato un lavoro in cui stare solo. Alcuni mi davano del passo quando ho accettato, ma è normale. La Suzuki mi ha secondato avallando alcune delle mie proposte un po' pazze e supportandomi sempre. C'è tanta passione e motivazione in questo team, che spero di mantenere. Per ultimo Brivio ha voluto ringraziare, come giusto che sia, entrambi i suoi piloti. Beh ragazzi, allora per questo post gara è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo visto. Se vi è piaciuto date like, iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima settimana con il Gran Premio di Portimao.